è avanti per 2-7-0, 25-20 nel primo, 25-15 nel secondo. Altra grande sorpresa di un campionato che di emozioni ce ne sta regalando davvero una dietro l'altra fino alla fine, possiamo dire, della stagione regolare. Già diventa difficile pensare a cosa potrà accadere poi lì. Forse questo è uno dei campionati più belli degli ultimi anni, non si sa fino all'ultimo cosa può succedere, almeno per le prime cinque squadre. Sicuramente con l'arrivo dei playoff ci saranno grandissime incognite ancora, quindi meglio per noi che siamo avanti di questo sport e che vorremmo vedere delle bellissime finali. Adesso servirà un miracolo quasi da parte della Monteschiavo Jesi per riaprire questa partita che la vede sotto di 2-7 e dire che questa squadra appena 3 giorni fa ha fatto un capolavoro contro la capolista Novara, messa sotto per 3-0. 2-1 adesso è il risultato per la Monteschiavo nel terzo set. Alla destra dei vostri teleschermi, maglia blu con inserti rossi in campo con questo sestetto, con la Marinova a palleggiare, la Togut a schiacciare da opposta, e poi abbiamo Baun e Petkova centrali. Le due schiacciatrici sono Rinieri e Jacqueline in libero, Zilio per la Big Mat Chieri, invece la diagonale è quella formata da Fiorin e Ferretti, la palleggiatrice. Erika e Mammadova sono le due schiacciatrici, Joins e Giovanna le due centrali, il libero è Borri. Il palleggio di Joins, palla dietro per la Mammadova, tiene bene il muro della Monteschiavo, nuova possibilità per la Big Mat con Erika. Sulla sua diagonale in difesa è piazzata Rinieri, non va poi l'attacco di Togut, palla alta con il bagger per Jacqueline, buon lavoro del muro, qualche problema per la rigiocata di Erika. Mammadova senza paura, la schiacciatrice azzera, rischia un po', decide di non rigiocare ma di attaccare direttamente questa palla che non era neanche vicinissima a rete, si è presa un bel rischio ma è stato premiato del suo coraggio. 3-2 per Jesi, anche perché se avesse commesso questo errore sarebbe stato identico a quello del set, del primo set, un rigore sbagliato, quindi si era già messa le mani davanti agli occhi anche lei. Sbaglia adesso la battuta Erika, non è convinto Guidetti. 3-3 il risultato con Jacqueline adesso al servizio per Jesi. Errore in ricezione di Fiorin. Palla comunque attaccata dalla Mammadova. Difesa da Togut e poi passa sopra il muro questo colpo in attacco di Simona Rinieri. Allarga le braccia sconsolato il suo allenatore Marcello Abbondanza. Oggi sembra proprio una partita no per tutta la sua squadra nel complesso, ma anche singolarmente giocatrice per giocatrice. Di certo la squadra che abbiamo visto l'altra sera giocare con Novara era completamente diversa, oggi stanno faticando tutte a turno in tutti i fondamentali. È ovvio che questo può capitare, però se capita contro una squadra che gioca costantemente bene alla fine si fa fatica. 4-4 il punteggio, punto di Baun con il muro su Mammadova, adesso è proprio Eter Baun al servizio, la ricezione di Fiorin, palla contesa fischiata dai due arbitri, si ripete cioè lo scambio perché il pallone è stato fermato sotto rete, vedete, da Rinieri e da Ferretti. Potevano anche sì lasciare proseguire in questo caso. Sì, la palla è rimasta fra le mani veramente per una frazione di secondo. Sbaglia adesso il servizio, la palleggiatrice, la centrale americana di Jesi, Ether Baun, il suo primo errore in battuta, il sesto errore di squadra in questo fondamentale per Jesi. Palla dietro per Togut, cerca il pallonetto, recuperato in difesa da Joins, seconda linea di Erika. La difesa della Monteschiavo che prova con Jacqueline e c'è il punto per la Big Mat perché la palla non passa. Sul colpo della seconda linea di Jacqueline si ferma in rete quando viene rigiocata, chiaramente arriva il quarto tocco inevitabilmente fischiato dagli arbitri. 6-4 dunque per la Big Mat che è riuscita ad ottenere adesso il break.
possiamo dire che la formazione di Guidetti ha sempre condotto in questa partita fin dal primo pallone del primo set. La battuta di Joins, la ricezione di Zilio, l'attacco di Togut, la difesa di Erika, molto brava, palleggia poi Natasha addirittura per l'attacco di Ferretti. Qua si era messa le mani sugli occhi Natasha Mammadova, come a dire accidenti, cosa ho combinato, perché davvero ad occhi chiusi lei aveva data palla lì dove c'era Ferretti, però che è la palleggiatrice. Sì, però la Ferretti è molto avvantaggiata dal fatto che lei batte in salto, no? Quindi una specie di movimento d'attacco comunque lo fa ogni turno di battuta, quindi insomma era meno rischioso darla a lei che a qualche altra giocatrice forse. 7-5 il risultato, perché ha sbagliato la battuta adesso Joins, va al servizio Nelly Marinova, che ricordiamolo è in campo in precarie condizioni fisiche, alle prese negli ultimi giorni con un virus intestinale, tant'è vero che ha raggiunto Chieri soltanto in giornata, non ieri come tutte le altre sue compagne, proprio per cercare fino all'ultimo di recuperare da questo problema. L'attacco di Giovanna, 8-5 il risultato per Chieri, panchina di Guidetti, sentiamo. Ok. Adesso, Chicia, Natasha e Francesca, occhio al fallo di posizione, fra, controlla il fallo di posizione, va bene? Beh, Chicia Cetteri, Francesca Tri, ok? Andiamo! Vale! Una battuta in salto float, sei troppo avanti, arretri con la palla e la prendi in pancia, parti due passi indietro e attacca la palla tranquilla, forza! All'inizio del time out Guidetti non sapeva, era la prima volta che forse aveva poche cose da dire alla propria squadra che sta facendo tutto bene, però non ha potuto rinunciare dal dire di fare attenzione a un fallo di posizione che fino ad ora tra l'altro non c'è mai stato, ma questo a dimostrazione di quanto lui ci tiene a tutti i particolari, quindi anche regalare un punto in questo momento inutilmente sarebbe grave. 8-5 il punteggio per la sua squadra, che è avanti nel conto set 2-0. La battuta di Mammadova, la ricezione di Jacqueline, perfetta. Difende però su Petkova la Big Mat, che contrattacca fuori con Fiorin. Non è convinto Guidetti, che rimane immobile a guardare il primo arbitro. Palla fuori su questo attacco di Valentina Fiorin. Sì, a parte palla fuori, ma sicuramente palla dalla seconda linea, quindi ha pestato la riga di tanto. 8-6